Questo è il disegno preparatorio per una lavorazione ad olio. Ho lavorato su una carta da spolvero alla maniera un po' antica del vecchio cartone che si faceva per l'affresco, dal Rinascimento in poi. Il disegno veniva trasportato attraverso i buchi, i forellini che si facevano lungo le linee principali del disegno. In questo caso io semplificato, l'ho riportato con una carta copiativa su un cartone telato che ho preparato con una base acrilica. Questo per non lavorare sul fondo bianco, perché l'olio ci offre questa opportunità di essere molto coprente, essendo materico. Per cui questo è un buon punto di partenza per lavorare sia in chiaro, per modellare la nostra figura attraverso interventi in chiaro e in scuro. Adesso andiamo a preparare alcuni colori che ci servono. Io partirei prima con la base della parte in luce, tutta questa zona, che è una cosa importante per questo tipo di lavorazione, per riuscire ad ottenere un risultato in una seduta di lavoro. È più indicato la lavorazione a corpo del colore. Il colore d'olio si può lavorare anche a velatura, ma è un processo molto più lungo. Mentre la lavorazione a corpo prevede una distribuzione in diverse zone di campitura di diversi toni. Andiamo a vedere praticamente. Io ho già deciso che voglio due luci diverse su questo volto e quindi mi preparerò un colore di base con un colore più tendente al rosa freddo, poi mi aggiungeremo anche un po' di blu oltre al bianco. Questi colori sono colori ad olio, ad acqua, che hanno un'essiccazione più veloce e quindi permettono uno sviluppo più veloce del lavoro. In ultimo andrò a fare degli aggiustamenti e delle correzioni con il colore tradizionale. Ora, mettiamo anche un altro rosso, più caldo, più vermiglio. L'importante è preparare una quantità sufficiente di colore anche per eventuali riprese. Il tono che ho scelto come base, questo grigio abbastanza scuro, mi permette di lavorare anche in chiaro. E la tonalità l'ho virata verso il freddo, quindi leggermente verdastro, proprio perché ho in mente di usare una luce molto calda e quindi per accentuare il contrasto cromatico. Prepariamo un contenitore con dell'olio. Utilizzo principalmente olio di lino, in questo caso è un'emulsione che diluisce i colori ad olio ad acqua. Tendenzialmente il colore per una lavorazione a corpo dovrebbe essere poco diluito, in modo da controllare anche le sfumature, e adesso vediamo come. Il supporto telato trattiene il colore, quindi rende anche semplice la sfumatura, perché mano a mano che noi alleggeriamo il contenuto del colore, noi possiamo anche riuscire a sfumare sfruttando la ruvidità del supporto. E cosa importante, l'intervento deve essere solo nelle zone colpite dalla luce. Quindi per il momento io lascerò nella zona d'ombra il colore di fondo, che mi darà anche un'intonazione di base. Questa è una tecnica molto antica, che dal 600 è stata usata principalmente da Caravaggio e Caravaggeschi, ma poi in tutto l'Ottocento e ancora artisti e illustratori contemporanei la utilizzano. Praticamente vado a modellare la figura attraverso i colpi di luce. Sono molto utili questi pennelli piatti e anche piuttosto rigidi come i pennelli di setola per distribuire e tirare bene il colore così materico.
perché se ben utilizzati i pennelli piatti riescono ad essere anche precisi se usati di taglio. E sono appunto preferibili questi pennelli di setola, non troppo morbidi e non troppo lunghi. Ogni tanto un goccio d'olio aiuta. Per sfumare il pennello deve essere molto asciutto, per evitare che il colore venga trascinato troppo in largo. In realtà noi prepariamo anche un altro colore vicino come tono, ma più intenso, per preparare la sfumatura verso il territorio d'ombra. Ecco l'utilità di avere parecchio colore perché si possono fare sempre dei colori derivati, sempre con la stessa base. Quindi quando noi ci accostiamo al colore precedente, che è fresco, la sfumatura viene senza alcun problema, semplicemente passandoci. Al contrario, quando andiamo nella zona di ombra, dove c'è la base già asciutta, dobbiamo scaricare il pennello e con delicatezza sfumare facendo attrito con la superficie ruvida della tela. Per il mio modo di lavorare è importante avere una superficie ruvida per l'olio, sia perché questo trattiene meglio il colore e poi perché permette anche questi effetti di sfumato dove si intravede sia il colore sottostante ma anche la trama della tela. Adesso continuerei con un colore scuro per andare a rinforzare le ombre. Quindi prepariamo un altro colore, arricchiamo con un po' di blu oltremare, con rosso d'alzarina e un po' di ocra. È bene cambiare pennello per stesure grandi. E sugli scuri il colore può essere un po' più diluito, perché nei colori chiari abbiamo l'esigenza di coprire il fondo che è già scuro, mentre si scurisce più facilmente anche con una velatura il fondo che è già scuro di per sé. L'importante per me nelle prime fasi è non entrare nei particolari, ma dare delle basi. E quindi lavorare simultaneamente su tutte le zone del dipinto, proprio per avere ben chiaro il contrasto, i valori cromatici, che magari sono ancora da mettere a punto, da correggere, quindi è inutile sprecare tempo nei dettagli. E poi soprattutto è importante nelle prime fasi per me la sintesi. Infatti preferisco lavorare con pennelli grandi che mi danno questa opportunità di ammassare anche delle zone. Anche con un pennello grande comunque si può cercare di disegnare, sempre lavorando sul margine. Ovviamente senza fare un lavoro schematico si possono mischiare i toni e già adattarli, un po' come in una tessitura, cambiando il tono strada facendo. Questo modo ci permette di continuare a lavorare
mentre la stesura di una base uniforma ad olio ci rallenterebbe molto la lavorazione, perché dovremmo aspettare l'essiccazione per tornarci con una seconda velatura e tirar fuori i diversi piani. Ecco, sempre scaricando il pennello di colore possiamo andare a sfumare verso il colore di fondo. Poi, se vogliamo un po' ammassare il tutto, possiamo usare anche queste piattine a secco. L'importante è pulirle ogni volta, soprattutto se si passa da un colore chiaro a uno scuro. Queste fasi possono essere anche molto rapide, anche molto più di come stiamo facendo vedere, proprio perché devono dare le masse, l'impostazione del chiaroscuro. In genere per questa lavorazione e questa pittura realistica uso sempre dei modelli, a volte ritraggo dal vero, faccio degli studi preparatori, altre volte faccio delle foto per poi preparare i bozzetti. Ora possiamo cominciare a utilizzare una seconda luce più calda usando il rosso vermiglio con un giallo cromo, magari leggermente stemperato sempre dal colore dominante che lega un po' i due toni. Questo è il punto più vicino alla sorgente di luce, quindi sarà il punto più intenso di questo tono, e poi via via ci saranno dei colpi anche in altre zone, tipo la punta del naso. Quando commettiamo un errore è preferibile tamponare e togliere il colore sbagliato piuttosto che andare in sovrapposizione, perché così si riparte dalla base che è asciutta, altrimenti il colore sottostante renderebbe problematica la messa in posa del colore giusto. Le luci anche più brillanti le dobbiamo sempre mischiare con il colore di base per avere un'intonazione.
per questa pittura tonale che non è grafica, il bianco assoluto, così come il nero assoluto, andrebbe evitato. Come dicevo, questo colore di fondo neutro, piuttosto scuro, ci fa vedere anche i colori nella giusta proporzione, perché noi possiamo mettere il chiaro e lo scuro e non abbiamo la dominante bianca, che in genere è il colore della preparazione della tela, perché sul bianco, proprio per effetto di contrasto, tutti i colori ci sembrano molto scuri, mentre si vedono più obiettivamente su uno sfondo di colore neutro. Questo ovviamente è un approccio tonale alla pittura che ha una lunga tradizione, soprattutto in Italia. C'era l'opposizione, già nel Rinascimento c'era l'opposizione della scuola veneta e la scuola fiorentina, quella fiorentina più basata sul disegno, quindi più grafica, mentre quella veneziana basata più sul colore, di cui ci sono stati grandi rappresentanti da Tiziano a Veronese fino al Tiepolo. Avremo questo azzurro ceruleo con del bianco. È sempre un po' di colore di base che intona il tutto, così la luce rimane armonica. E con questo tono andremo a ritagliare la figura dall'esterno con un fondo, magari lasciando anche delle zone come qualche ciocca di capelli, qualche elemento per ottenere anche un effetto di leggerezza, di trasparenza. Quindi se qui noi isoliamo una ciocca, otterremo questo effetto di svuotamento della figura per non rendere tutto quanto troppo pesante, tutta la massa dei capelli. Un po' un effetto di fuorifuoco e anche di prospettiva. Questa cosa la facciamo anche dall'altra parte, magari non in maniera omogenea, per far sentire un po' il degradare della luce. Quindi dove ci interessa useremo il colore più compatto, più coprente, soprattutto dove dobbiamo tirar fuori bene la forma. Poi magari con un pennello più grande andiamo a sfumare. A me piace anche lasciare un po' l'effetto delle pennellate, non rendere tutto il trattamento omogeneo anche nella definizione, perché mi piace far sentire anche il dinamismo che c'è nella pittura. Questa cosa verrà esaltata ancora di più quando verranno messi altri particolari. Fare anche il colore del vestito, ma solo nei punti di luce. Questo gioco di luci può essere studiato già in fase di posa, quindi scattando la foto si possono utilizzare due fonti luminose diverse e serve soprattutto questo lavoro per studiare l'effetto che poi può essere anche riprodotto anche in assenza di un modello e di una base fotografica. Questa, per quello che mi riguarda, è una buona base realizzata con i colori ad olio ad acqua per ultimare poi con il passaggio ai colori ad olio tradizionali, aspettando l'essiccazione. E generalmente bastano 24 ore. Allora, seconda fase di lavorazione, il lavoro si è essiccato e continuo con i colori ad olio tradizionali. Quindi preparo recipienti con diluente. Ora prepariamo la tavolozza, sempre principalmente il bianco, un giallo di cadmio, un po' di blu di Prussia e il magenta.
Principalmente andrò ad evidenziare le luci più brillanti, alcuni squilli di luce. In questo caso, per la precisione, utilizzerò un pennello più sottile e a fiamma. Ecco, si vede la differenza di lavorare sul fondo scuro o sul fondo bianco. Questo colore sembra molto scuro, ma messo nel contesto pittorico è molto chiaro. Quindi tamponiamo leggermente. Questa luce ovviamente il tono deve cambiare, rispettare il tono di base. La lentezza dell'essiccazione del colore olio ci permette di poter poggiare tutti i toni che dovremmo sfumare e successivamente andare a sfumarli. Allora, come abbiamo fatto anche nella fase preliminare, la sfumatura è sempre col pennello secco, scarico di colore. La massa del colore viene tirata fino a sfregare contro la superficie ruvida, in modo da ottenere sia la sfumatura ma anche l'evidenza proprio del tessuto della tela. E in questo senso l'olio è molto facile perché è molto gestibile. Se qualcosa sembra di troppo, si può sempre ammorbidire col pennello grande, sfumando, ammorbidendo, perché così si aumenta il contrasto tra alcuni punti a fuoco e altri meno. La stessa cosa possiamo fare in scuro, uno scuro sempre intonato, non che non sia nero, e possiamo rinforzare alcuni punti di contrasto per dare anche lucentezza ai capelli, ma anche al sopracciglio, nella parte più in ombra. E ovviamente anche in chiaro quando ci sembra che il segno sia troppo evidente.